Comando Operazioni Aerospaziali e vi ringrazio di essere qua con noi stasera. Prima di iniziare questa, che sarà poi la prima di un ciclo di conferenze che sono dedicate, se volete, al centenario dell'aeronautica. Avete visto questa breve clip, che è una clip introduttiva, perché il tema è quello del centenario. Quindi, in occasione del centenario, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ci ha detto che dobbiamo farci conoscere ancora di più e ancora più a fondo, e quindi abbiamo deciso di organizzare questa serie di conferenze. Quello di stasera è il primo incontro di questa serie di quattro. Prima di cominciare, permettetemi di fare qualche piccolo ringraziamento di natura istituzionale. Quindi, innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio per questo evento, la rete bibliotecaria comunale nella persona della responsabile dell'unità operativa, la dottoressa Mirna Bonazza, e ovviamente i relatori di stasera, quindi la professoressa Anna Maria Quarzi, il professor dottor Enrico Trevisani e il dottor Paolo Variale, che mi accompagneranno in questa carrellata. Sarà una carrellata storica che sarà centrata sull'aeronautica e su Poggio Renatico, che è una storia che va a braccetto da più di 100 anni. Quindi è un momento per riscoprire la realtà aeronautica sul territorio estense, che, ripeto, è vecchia più di 100 anni. Addirittura risale a prima ancora che l'aeronautica venisse creata, perché l'aeronautica è stata creata nel 23, la presenza aeronautica su Poggio risale addirittura qualche anno prima. E l'intento è quello di, attraverso la storia, rivisitare chi siamo, per capire chi saremo, cercando di mantenere questo filo logico che ha accomunato l'aeronautica e gli aviatori. E quando parlo di aviatori parlo di personale in azzurro a tutto tondo, e al territorio, per cercare di spiegare appieno perché siamo dove siamo e dove stiamo andando. Non perdo altro tempo, eccellenza, la ringrazio della sua presenza che ci onora ed è un grande privilegio averla qua con noi, e lascio la parola al dottor Variale. Io mi sono fermato al 1918 e ho sempre problemi con la tecnologia moderna. Spero che si senta. Così va meglio? Perfetto. Allora, in primo luogo io desidero esprimere il mio personale ringraziamento al generale Gabellini, al COA e alle altre organizzazioni, agli altri personaggi che ci hanno permesso di fare questa prima chiacchierata, proprio perché Ferrara ha una storia molto lunga e le radici profonde servono poi a fare alberi molto alti, e quindi noi adesso parleremo di questo passato che, coniugandosi al presente, si proietta verso il futuro. E appunto, cominciamo dall'inizio, e quindi vorrei cedere la parola al dottor Trevisani, che credo la maggior parte di voi conosca, è il responsabile del centro studi e documentazione del comune di Ferrara, ma è soprattutto un grande appassionato e un ricercatore di storia e di storia aeronautica, autore di diverse opere. Abbiamo anche fatto assieme un libro su un vostro concittadino che si chiama Pico Deodato Cavalieri, che è uscito qualche anno fa, su cui poi ritorneremo. Ci è piaciuto talmente tanto questa cosa che abbiamo fatto, che adesso facciamo un piccolo annuncio in anteprima: stiamo già pensando a fare ulteriori danni. E quindi cedo la parola direttamente a lui. Buongiorno a tutti, anch'io ringrazio il comandante, il COA e
Mamma Aeronautica per averci dato questa possibilità di parlare, insomma, alla cittadinanza su quello che sono 100 anni di storia dell'aeronautica militare. Io farò un piccolo percorso storico, spero di non annoiarvi, partendo dalle origini, insomma, da quando sono iniziati i lavori dell'aeroscalo sino alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, un aeroscalo a Ferrara, perché? Perché il territorio ferrarese è sempre stato nell'interesse del Ministero della Guerra per alcune sue particolarità, tra queste appunto la conformazione pianeggiante del territorio e il fatto che era un territorio comunque privo di ostacoli, quindi adatto al volo. Fu identificata come area ottimale per queste installazioni aeronautiche e quindi nel giugno del 1911 giunsero in città i primi 100 uomini della brigata specialisti per iniziare la costruzione appunto dell'hangar. Qui vedete una piantina dell'aeroscalo di Ferrara. Praticamente la prima sede, il primo insediamento è stato fatto su dove adesso appunto c'è il centro logistico dell'aeronautica militare. Qui vi ho messo due diapositive per farvi capire appunto la disposizione degli hangar, sovrapponendo una piantina, quella che avete visto prima, con quelle che sono oggi le costruzioni, quindi su Google Map. Possiamo vedere appunto i due hangar, quelli di colorati in rosso, dove erano posizionati, e la pista che era praticamente spostata un po' più verso sud, ma praticamente la pista di decollo e atterraggio. Nel 1913 quindi l'aeroscalo è praticamente operativo e inizia ad ospitare diversi dirigibili. Ecco, qui vedete non rimane quasi niente logicamente sul territorio, se non vedete questo quadrato. C'è un quadrato dove non cresce l'erba ancora, perché sotto ci sono le fondamenta dell'hangar doppio, l'hangar più grande che c'era a Ferrara, ce n'era uno singolo e uno doppio. Altri segni, insomma, dell'aeroscalo purtroppo non ce ne sono, abbiamo trovato due plinti di fondazione, ma niente di particolare. Quindi nel 13 iniziano ad arrivare i dirigibili e nel 15 viene trasferito a Ferrara il Città di Esi, un dirigibile classe M. A quel tempo Ferrara era considerata una delle stazioni più importanti di dirigibili in Italia ed era fornita di tutti i servizi, c'erano persino i termosifoni, era veramente una base già all'avanguardia. Praticamente era anche difesa da artiglierie, da palloni, aveva un sistema difensivo abbastanza importante. Operò dalla prima notte di guerra, quindi dalla notte del 23-24 maggio del 1915, operò sino al novembre del 18. Questo fu il periodo di operazione. Ecco, qui vediamo le immense porte dell'hangar realizzato appunto nel 1913. È stato il primo hangar, quello che conteneva un singolo dirigibile. Le porte erano 40 metri d'altezza, era veramente enorme. Qui si vede l'hangar durante i lavori, ci sono ancora i lavori in corso. Di fianco ci sono le officine, vedete di fianco le officine.
era veramente una costruzione imponente, tutta in metallo praticamente. Questo qui è uno dei primi dirigibili che è arrivato a Ferrara, l'M2, accolto come vedete dalla cittadinanza, si vedono le biciclette, i bambini, perché era un fatto veramente come se adesso vedessimo arrivare un'astronave di Star Trek, insomma era un fatto veramente incredibile per quell'epoca. E questo appunto è l'M2, che è stato uno dei primi dirigibili che è arrivato a Ferrara. Prima vi ho parlato dell'artiglieria, grazie alle ricerche incrociate che facciamo con Paolo Variale, abbiamo trovato una pubblicazione del 1919 sull'aeroscalo che conteneva praticamente tutte le informazioni tecniche di questo aeroscalo. Vediamo questa fotografia, sono le artiglierie di difesa, dietro si vede il campanile di San Giorgio, lo vedete piccolino dietro. Questa qui era una delle artiglierie più importanti che si era difesa dell'aeroscalo. Qui lo vedete in tutta la sua completezza, c'è l'hangar singolo, l'hangar doppio, la fabbrica del gas, che è questa qui, per far volare i dirigibili, e la parte logistica, dove adesso c'è anche la parte logistica, parte della parte logistica della nuova aeronautica. Vediamo cosa è successo. All'entrata della guerra, quindi il 23 maggio, inizia questa guerra che doveva essere una guerra lampo, una guerra veloce, invece si è poi rivelata logorante e sofferta come guerra. La notte tra il 23 e il 24 maggio l'aeroscalo di Ferrara entra in azione. Il suo dirigibile, che doveva effettuare una missione su Pola, che era la roccaforte della Marina Militare austro-ungarica, parte alla notte. Però succede un guaio e deve tornare indietro, quindi purtroppo fallisce la missione. Il Città di Iesi, che era il gemello del Città di Ferrara, esce dall'hangar di Ferrara alle 22, si alza in volo alle 22.45 e alle 3, appunto, a causa di un malfunzionamento ai motori, deve rientrare alla base. Il 5 agosto è sempre lo stesso dirigibile, il Città di Iesi, perché a Ferrara stazionava il Città di Iesi e a Iesi, che era un altro aeroscalo, stazionava il Città di Ferrara, si erano scambiati il nome dei dirigibili. Torna in azione con una missione su Pola, purtroppo anche questa finita male, infatti vediamo i resti del dirigibile in una fotografia del porticciolo di Veruda, quindi siamo nel lato opposto dell'Adriatico. E ho citato un piccolo verso del comandante Brivonesi, che appunto comandava il Città di Iesi, che racconta appunto della partenza sotto il cielo stellato, eccetera eccetera, assistito da due file di marinai a terra, e che parte, sarà l'ultimo volo anche del Città di Iesi, quindi due dirigibili purtroppo che sono andati persi. A fine guerra, dopo logicamente c'è stato un avvicendamento di molti dirigibili, sia dell'esercito sia della marina, era veramente un aeroscalo trafficato. Da Ferrara sono partite anche le prime missioni di sbarco di personale di fattoria nelle linee nemiche, quindi i primi incursori militari che sono stati trasportati appunto con i dirigibili. I dirigibili hanno fatto diverse azioni oltre a quelle di bombardamento molto importanti. A fine 2018, ecco, diciamo, viene creata un'altra realtà importante per l'aeronautica, l'aeroporto di Poggio Renatico. Qui vediamo una fotografia degli anni 20, quindi siamo un po' più avanti. E
Cosa succede? Che dopo la battaglia di Caporetto e la ritirata al Piave, il Ministero della Guerra decise di arretrare tutto il sistema aeronautico dal fronte sul Veneto e sull'Emilia, quindi le zone adiacenti. Il comando dei servizi aeronautici decide di costruire un campo di volo appunto Poggio Renatico, dove vengono allestiti, vediamo dalle fotografie, appunto vengono allestiti gli hangar, viene allestito il centro logistico, cucine, cioè era un aeroporto completo già nel 18. C'era una pista che poteva ospitare aeroplani leggeri e aeroplani pesanti, infatti Poggio Renatico, grazie al tenente colonnello Armani, viene costituito la 181esima e la 182esima squadriglia di triplani Caproni e la 202esima e 203esima squadriglia di biplani Caproni sempre. Ecco, qui vediamo una fotografia di Poggio Renatico con un Caproni triplano. Questo aeroporto non era solo un aeroporto di servizio per il bombardamento, per le azioni insomma di bombardamento sul fronte, ma è diventato già dall'inizio un deposito e un punto di transito praticamente per tutti i caccia che dalle fabbriche dove venivano costruiti venivano portati nei campi di volo del fronte. Quindi prima di essere ritirati dai piloti delle varie squadriglie, gli aeroplani giungevano a Poggio Renatico, quindi era già un importantissimo snodo aeronautico. Abbiamo trovato anche testimonianze che c'erano officine, c'era addirittura un forno dedicato ai servizi di mensa per l'aeroporto. Con i bombardamenti del 2 novembre del 18 termina l'attività bellica del distaccamento aereo di Poggio Renatico. Voglio ricordare solo un paio di piloti che sono passati appunto da Poggio per ritirare gli aeroplani, tra questi Fulco Ruffo di Calabria, che ritirò il suo SPAD da portare al fronte, e Pier Ruggero Piccio, Guido Masiero, quindi tutti assi della nostra aeronautica. Quindi a novembre del 18 praticamente termina l'attività dell'aeroporto di Poggio Renatico. Qui vediamo un'altra bella fotografia di un triplano sempre delle squadriglie di Poggio Renatico. Ecco, la storia purtroppo non è continuativa dell'aeroporto, cioè, ci sono stati dei momenti di stasi e di praticamente di inattività. E al termine della Prima Guerra Mondiale il tenente colonnello Armani cerca di mantenere in vita l'aeroporto perché aveva capito le potenzialità di questo snodo aeronautico e ce la mette veramente tutta, creandosi anche delle inimicizie per cercare di mantenere in vita quello che negli ultimi mesi di guerra, quell'aeroporto che negli ultimi mesi di guerra aveva contribuito alla vittoria finale dell'Italia. Comunque le cose vanno avanti e si capisce, non senza difficoltà, la potenzialità di questo aeroporto, e nel 1923, quando viene costituita la Regia Aeronautica, la realtà di Poggio Renatico rivive, ritorna a vivere e diventa la sede di prestigiosi reparti dell'aeronautica militare. Vediamo un'immagine degli archivi appunto dell'aeronautica. Ecco, queste sono le squadriglie che si sono avvicendate tra gli anni 20 e gli anni 30 all'aeroporto,
che hanno operato, siamo nel momento coloniale, hanno operato in Africa e su vari fronti, insomma. Poggio Renatico, oltre ad essere appunto una sede di squadriglie, era anche una scuola di volo per i futuri piloti dell'aviazione, dell'aeronautica, e per questo viene creata una scuola di volo librato proprio a Poggio agli inizi degli anni 30, una scuola che ha funzionato veramente bene, dove i giovani potevano frequentare i corsi non militari, erano civili, teorici e pratici, ma anche se era una scuola civile era comunque di indirizzo militare, serviva appunto per selezionare i futuri piloti che poi avrebbero fatto servizio nelle squadriglie. E qui vedete, vi ho messo una piccola immagine di un liberatore, ci sono delle bellissime immagini dei ragazzini che portano a spalla questi liberatori per portarli sul campo di volo. Quindi diciamo che Poggio Renatico è un aeroporto completo, dalla scuola arrivare all'istruzione delle squadriglie. Ecco, questa è una piantina del dicembre 31, ringrazio Garettini di avermela fornita perché questa mi mancava, dove si vede appunto la disposizione degli hangar negli anni 30, era già abbastanza formato come aeroporto. Allora, gli stormi che sono stati presenti a Ferrara, quelli più importanti, insomma, che avevano proprio sede a Ferrara, sono, adesso vi dico un po' di dati tecnici, magari sono un po' pesanti, ma è giusto per capire. C'era il 14esimo, il 15esimo, l'8esimo e l'11esimo, questi erano gli stormi presenti tra Ferrara e Poggio Renatico. Il 14esimo è stato costituito nel 1927 da due gruppi. Quasi tutti gli stormi erano da bombardamento diurno o notturno, adesso non vi sto a tediare con dei dati tecnici. Il 14esimo ha operato comunque in Africa orientale tra il 35 e il 36. Nel frattempo però questi stormi vengono sciolti e ricostituiti, c'era un fermento abbastanza forte di formazione, perché appunto dovevano essere formati questi stormi che dovevano poi entrare in guerra, quindi il 14esimo è stato sciolto, poi è stato ricostituito. Alla fine comunque delle sue operazioni riceve la medaglia d'argento a valore militare, viene sciolto definitivamente nel 42 e quindi cessa l'attività. Il 15esimo viene costituito nel 31, composto da due gruppi, anche il 15esimo prende parte a lezioni nell'Africa settentrionale nel 36 e anche per addestramento dei piloti per il bombardamento diurno e notturno. Alla bandiera dello stormo, anche questo stormo, fu concessa la medaglia d'argento al valor militare, viene sciolto l'8 settembre del 43 e cessa l'attività. L'8esimo è proprio invece lo stormo che era di base a Poggio Renatico, era uno stormo da bombardamento notturno costituito il 1 luglio del 26, composto da diversi gruppi da bombardamento notturno e diurno e marittimo e da diverse squadriglie. L'8esimo partecipa alle azioni in Africa orientale sempre nel 1935-1936, viene sciolto e ricostituito anche questo. Nel 43 viene spostato in Sicilia, questo per farvi capire come si muoveva l'aeronautica, era un continuo movimento di
di stormi e viene sciolto a Bologna dopo l'8 settembre del 43. Poi c'è anche l'undicesimo sempre una squadriglia, aveva squadriglie per bombardamento diurno e notturno, e anche questo segue la stessa traccia. Si arriva poi alla Seconda Guerra Mondiale, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, anche qui base di Stormi che vengono utilizzati sui vari fronti, però dopo l'8 settembre del 43, quando vi fu l'armistizio e il paese si trovò allo sbando, la macchina di occupazione tedesca era già in pieno movimento per occupare nell'Italia, specialmente nell'Italia settentrionale, le stazioni, gli aeroporti, le caserme, e anche gli aeroporti di Ferrari e di Poggio hanno avuto la stessa sorte e sono diventati basi della Luftwaffe. In questi aeroporti hanno operato prima logicamente le squadriglie di bombardieri italiani e poi dopo, quando sono arrivati è arrivata la Luftwaffe, operarono i Messerschmitt Bf 109 e i temibili Junkers 87D, erano quegli aeroplani che facevano un rumore strano in picchiata e che facevano veramente paura alla popolazione. Un dato importante: negli aeroporti di Ferrara hanno operato la maggior parte dei piloti più bravi della Luftwaffe, quindi era considerato comunque un aeroporto strategico nel panorama italiano. Vi ho messo una fotografia di un Bf 109 non a caso, perché ecco, vi volevo far vedere anche questa, ritornando a Poggio Renatico. Questa qui è una fotografia del 29 marzo del 44 e si vede la disposizione appunto degli hangar nell'aeroporto. Vi ho messo il Messerschmitt perché anni fa abbiamo eseguito un recupero a Codigo Oro di un aeroplano tedesco, di un Messerschmitt 109, che era proprio partito dall'aeroporto di Poggio Renatico. Abbiamo trovato i piani di volo, abbiamo trovato tutto, siamo riusciti a trovare anche il pilota, a cui abbiamo dato degna sepoltura grazie al comune di Codigo Oro e al comitato Irone. Sono stati recuperati i frammenti dell'aereo e la salma del 22enne pilota, che sono stati poi inumati in un cimitero tedesco. Vedete, lo scavo è stato molto impegnativo, siamo dovuti scendere di 6 metri per recuperare il relitto dell'aereo, logicamente abbiamo tirato fuori, l'aereo era a pezzi, siamo riusciti però a trovare i documenti del pilota, quindi a identificarlo e dargli una degna sepoltura. Sotto vedete il momento della cerimonia. Ecco, questa qui un po' è la storia fino alla Seconda Guerra Mondiale, di quello che è stato uno dei più importanti aeroporti, insomma, in Italia, sia per l'aeronautica che per nell'occupazione per la Luftwaffe. Qui vi ho messo qualche fotografia che vi scorro velocemente. Ecco, io mi fermo qui con la storia dell'aeroporto e lascio la parola a Paolo. Allora, come vedete, abbiamo diversi aspetti per cui questo campo è importante durante questo periodo fondamentale che è stata la Grande Guerra. Adesso nel mio intervento vorrei approfondire uno di quegli argomenti che sono stati accennati. Adesso l'unica cosa, sempre il mio problema di essere fermo alla tecnologia del 1918, è capire se il computer si sposta verso Paolo o Paolo verso il computer. Paolo verso il computer, che mi sembra la cosa migliore.
Adesso i miei problemi con la tecnologia l'avete ben chiari, ma vi voglio togliere subito un dubbio. Qui vedete le case popolari di Poggio Renatico. Non è che c'è stato un problema per cui il mio PowerPoint è stato sostituito con un altro dell'ufficio urbanistica del comune, e che case popolari era proprio il soprannome che veniva dato a questi aerei, cioè i caproni CA4. Il motivo è molto semplice. Le dimensioni. Potete vedere, non si vede benissimo, ma c'è un omino seduto sotto la fusoliera. L'aereo aveva tre ali e aveva un'apertura alare di oltre 30 metri ed era alto 6 metri. Dimensioni decisamente inconsuete per l'epoca. E siccome gli aviatori hanno sempre la lingua abbastanza appuntita, una caratteristica che andrebbe studiata, ma di cui appunto abbiamo esperienza, diciamo, sperimentale ancora oggi, avevano affibbiato questo soprannome. Per però meglio inquadrare questi giganti e il loro arrivo a Poggio Renatico, sarà necessario un piccolo passo indietro proprio per avere una visione più completa. L'Italia entra in guerra nella prima guerra mondiale il 24 maggio 1915. Sarebbe un discorso molto più articolato, ma basti diciamo citare le conclusioni a cui sarebbe arrivato questo discorso, cioè l'esercito italiano e l'aviazione italiana erano assolutamente impreparate per il conflitto. L'aviazione, che allora non era un'arma autonoma, ma sì parte del Regio Esercito e della Regia Marina, aveva pochi uomini e poche macchine. Addirittura il Regio Esercito aveva 75 aerei in tutto, tutta l'Italia, con 50 piloti e 6 osservatori. La Marina stava anche peggio. Gli aerei erano per la maggior parte obsoleti e per la stragrande maggioranza di produzione straniera. Però a fronte di questa situazione, di certo non particolarmente entusiasmante, stava per arrivare al fronte una macchina che rappresentava un primato assoluto per l'Italia. Questo tanto, diciamo, in campo degli alleati, cioè le potenze con cui l'Italia entra in guerra, il Regno Unito, la Francia e la Russia, quanto agli avversari, le cosiddette potenze centrali, Austria-Ungheria e Germania. Questa macchina era il trimotore CA1, che qui vediamo, che era la prima macchina al mondo ad essere concepita e costruita per il bombardamento, frutto delle idee del progettista Gianni Caproni, che vediamo qui in giacca e cravatta sul muso dell'aereo, e del colonnello Giulio Due, che allora era il comandante del battaglione aviatori, cioè dell'aviazione dell'esercito, tanto per capirci, e già era fautore delle azioni di bombardamento strategico che saranno poi alla base delle sue opere, della sua teoria sul potere aereo che tuttora viene studiata. La prima azione di queste macchine ebbe luogo il 20 agosto 1915 e fra gli equipaggi che attaccarono questo campo d'aviazione austriaco vicino Gorizia vi era anche quel vostro concittadino che prima è stato citato, cioè P.
Pico Deodato Cavalieri, la cui memoria è anche tenuta viva dall'associazione che porta il suo nome. E questo, appunto, ho messo questa foto di questo lavoro che abbiamo fatto assieme. Pico è quello esattamente al centro, sopra la scritta Edizioni FR. Il K1 avrebbe subito un'evoluzione, si sarebbe sviluppato nel K2 fino ad arrivare al K3, che sarebbe rimasta fino al termine del conflitto il protagonista della forza di bombardamento italiana, venendo impiegato anche dall'aviazione francese. La Francia era allora il paese aeronauticamente più avanzato al mondo. Una macchina assolutamente eccellente, la cui riuscita però subito aveva indotto l'ingegnere Caproni a pensare a un velivolo ancora più grande, il triplano CA4, appunto, dove tutto era stato sacrificato a carico bellico e a raggio d'azione, questo proprio per esercitare il massimo sforzo ben dietro la linea del ponte, in una funzione appunto strategica. In questa immagine si vede bene il rapporto dimensionale del K3, che è sullo sfondo, rispetto al K4 che abbiamo qui davanti. Questa immagine è stata presa a Ghedi e, per chi si interessa di questi particolari, l'aereo che è dietro, che ha come insegna due cerchi rossi, è della sesta squadriglia. Il K4 però, al contrario del K3, ebbe uno sviluppo decisamente travagliato, subendo incertezze in alcune scelte tecniche, cambiamenti che ne rallentarono la produzione, e solo nel gennaio 1918 fu possibile costituire il primo reparto di triplani, con la formazione a Ghedi, campo d'aviazione che tuttora esiste, vicino a Brescia, del primo reparto di triplani, con quattro macchine, la 181esima squadriglia. L'esordio operativo ebbe luogo la notte del 24 febbraio con un'azione sulla stazione ferroviaria di Mattarello, vicino Trento. Tra l'altro c'è una certa ironia, perché sull'aeroporto di Mattarello, che allora era un aeroporto austro-ungarico, oggi c'è il Museo Caproni, perché Caproni era originario di Arco. Si era deciso di operare con queste macchine di notte perché ci si era resi conto che quelle caratteristiche di carico, che era notevole, e autonomia pure decisamente ampia, su cui si era puntato, erano però state ottenute a discapito di velocità e quota. Cioè proprio quei fattori che sempre più nell'uso operativo si stavano rivelando vitali nello svilupparsi della capacità dell'avversario di difendersi, sia come artiglieria contraerea che come aeroplani da caccia. In questa foto, che nuovamente ci ripropone appunto le spropositate dimensioni di questo aereo, si vede la navicella sull'ala inferiore con gli attacchi per il carico di caduta, ma soprattutto si vede tutta una fila di fari appesi sotto l'ala che dovevano servire a aiutare questo mostro ad atterrare. Nel giugno 1918, sempre a Ghedi, venne formata la gemella, la 182esima squadriglia. Abbiamo detto che l'aereo ebbe una nascita piuttosto travagliata, ma la messa a punto non venne mai risolta del tutto. Si ripeterono guasti di tutti i tipi e incidenti che addirittura per un certo periodo portarono alla sospensione dei voli da parte dei comandi. La posizione centrale della cabina di pilotaggio di queste case popolari però in qualche modo proteggeva gli aviatori, semplicemente perché prima che la fusoliera si infrangesse a terra c'era il cedimento della struttura sottostante un po' a rallentare un po' la funzione del paraurti delle auto.
E qui vedete, questo aereo ha fatto una gran brutta caduta, ma la parte anteriore, anche se coperta, non è particolarmente danneggiata. Comunque ci furono notevoli, non mancarono anche cadute mortali. Una piccola annotazione: gli incidenti allora, per diciamo le capacità tecniche dell'epoca, l'addestramento ancora empirico, erano frequentissimi. Addirittura per ogni caduto in combattimento dell'aviazione italiana durante il conflitto ce ne furono 3 morti in incidente di volo. E non è un modo di dire, è stato fatto un lavoro proprio sulle perdite, fatto un'opera per l'ufficio storico dell'aeronautica, e questa è esattamente la cifra quasi senza decimali. Ma stava nascendo tutto, era tutto in divenire. La Regia Marina intanto perseguiva la sua intenzione di avere una componente da bombardamento con cui attaccare le basi avversarie dall'altra parte dell'Adriatico, e nell'estate 1918 ottenne il controllo operativo di 181esima e 182esima squadriglia dall'esercito. L'idea era quella di creare dei grossi nuclei da bombardamento, uno al sud attorno a Brindisi e uno a nord proprio a Poggio Renatico, in questo aeroporto appunto dove abbiamo visto si svolgevano diverse funzioni molto importanti, dagli attacchi coi dirigibili ai depositi lo snodo dei rifornimenti per il fronte per le squadriglie da caccia. E dunque 182esima e 181esima squadriglia vengono trasferiti a Poggio Renato al comando di questo ufficiale qui, che è un ufficiale degli alpini, non si vede benissimo ma le fiamme verdi del corpo. Si chiamava Armando Armani, era un tenente colonnello e viene chiamato al comando del gruppo aviazione bombardamento della Regia Marina. Era un ufficiale estremamente valido, ha compiuto diverse imprese, fra cui anche l'attacco su Cattaro, condotto con un gruppo di caproni con la partecipazione di Gabriele D'Annunzio, partendo da Gioia del Colle in Puglia. Sotto la guida di Armani, il primo dei 3 campi su cui doveva essere articolata la base di questo programma di sviluppo che era in essere, venne attivato nell'estate 1918. Occorre ricordare come per i triplani ogni cosa fosse ingigantita. Dal numero di personale tecnico che doveva occuparsi di queste macchine. Allora, nelle altre foto forse l'avrete notato, questi aerei, oltre ad avere tutta una selva di montanti, eccetera, tutte le parti sono connesse da dei cavi metallici, che erano quelli che poi davano la robustezza all'aereo ma anche la forma, perché il legno si deforma, quindi sostanzialmente l'aeroplano andava accordato, diciamo. Potete immaginare quanti uomini e quanto tempo ci voleva per accordare un pianoforte del genere. Un'altra necessità peculiare del Caproni CA4 che questi erano aerei di legno e tela, non potevano essere lasciati alla furia degli elementi, dovevano avere degli hangar e dovevano essere costruiti degli hangar capaci di ospitarli, e questo è proprio Poggio Renatico, e vedete che ci sono le capriate su cui poi doveva essere montato il tetto degli hangar. Diciamo, andando oltre e sorpassando tutta una serie di problemi, il nuovo ciclo operativo dei CA4 ebbe inizio il 26 ottobre 1918, secondo giorno di quell'offensiva che avrebbe posto fine alla guerra sul fronte italiano, quando 6 triplani attaccarono in pieno giorno la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, il nome della cittadina veneta ovviamente, che poi darà il nome alla battaglia, e questo malgrado delle condizioni atmosferiche pessime.
sempre ostacolate dal maltempo, avranno luogo delle altre missioni il 28 e 30 e infine nel pomeriggio del 2 novembre, in quella che sarà l'ultima missione di guerra dei triplani. Gli aeroplani si comportarono bene, vennero utilizzati per l'attacco alle truppe in ritirata, ed è degno di nota che per queste missioni non portarono questi grandi ordigni che pure erano in grado, ma piuttosto delle bombe a mano, perché sostanzialmente era inutile devastare il territorio su cui già la guerra aveva inferito un bel po'. Questa immagine, che credo sia inedita, si può notare come sull'aereo ci sia una scritta. Allora, uno degli elementi di fascino dell'aviazione di quegli anni, che la maggior parte degli aerei erano tutte delle insegne, la più celebre, inutile a dirsi, il cavallino di Francesco Baracca, ma ce n'erano tantissime, che poi avevano una funzione ben precisa di far riconoscere la macchina per aria, oltre che non tanto esaltare l'ego del pilota. Questo aeroplano, questo Caproni, si fa riconoscere con questo nome, Er Pupo. Notate che l'ho detto con un accento spiccatamente romano, perché Er Pupo in romanesco significa il bambino, ma può essere utilizzato anche comunemente proprio per indicare un qualcosa di molto grande e ingombrante. L'equipaggio, devo ancora vedere chi è la squadriglia essere della mia città, aveva chiamato questo aeroplano Er Pupo. Ora, ci sarebbero, questo sempre Poggio Granatico, tante altre storie, tanti altri personaggi degni di ricordo, sia sui Caproni, sia su Poggio Granatico, sia su questo periodo, ma appunto il tempo è tiranno e quindi ci limiteremo a questo. Che senso hanno queste vicende, questa storia di questo aeroplano, di questa base? Sono in qualche modo simili alle tante altre di uomini o reparti del Regio Esercito come della Regia Marina, tutte tessere di quel grande mosaico che fu la storia di quegli anni fondamentali in cui l'aviazione uscì dalla sua fase pionieristica, vista da molti come un fenomeno da baraccone, per avviarsi a divenire in ogni campo civile e militare. Già subito dopo la guerra si pensa a fare delle linee aeree, alcuni dei Caproni, almeno uno, è stato modificato con una cabina di passeggeri. Tra l'altro è divertente perché l'idea era quella dei compartimenti di lusso dei vagoni ferroviari, quindi tutti velluti, anche con una certa gusto quasi ottocentesco, che ormai non era più all'altezza dei tempi. Ma appunto l'aeronautica è solida ormai e si sta avviando a diventare la realtà che è oggi e che sarà domani. Cosa era successo? Non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ma limitiamoci all'Italia. Vi ho detto che all'inizio della guerra c'era un pugno di macchine che stavano in aria quasi per scommessa o per particolare intercessione di Sant'Elia, perché il patrono degli aviatori allora era Sant'Elia, quindi abbiamo anche diversi aviatori, ci sono anche ex voto, non ancora la Madonna di Loreto. E l'entusiasmo, la capacità quasi innata dei piloti. Ma in 3 anni l'Italia riesce a produrre 12.000 aerei e 10.000 piloti vengono addestrati. Un picco, proprio un'ascesa verticale. Ma
Ancora più importante rispetto a questi numeri già di per sé impressionanti, era stata la creazione di un sistema industriale, ma anche di un'organizzazione, di una capacità di gestire queste macchine, che aveva ottenuto con l'impegno quotidiano metodi efficaci e sperimentati. Un progresso fatto di preparazione, idee, impegno, errori forse inevitabili ma controbilanciati dalla tenacia poi posta nel trovare la strada giusta. Soprattutto era stato spazzato ogni dubbio sull'aviazione, già che, come dice il mio amico Gregory Aleggi, che probabilmente anche voi conoscerete, e come ripeto io rubandogli regolarmente le parole, se i fratelli Wright avevano inventato l'aereo, la guerra aveva inventato l'aviazione. E di questo, se i primi ad essere consci erano stati gli aviatori, ormai nel 1918 quasi nessuno si azzardava a confutarli. Qui vediamo un'immagine di sala di costruzione della Ansaldo con gli SVA, che furono quindi gli aerei più celebri costruiti in Italia, che arriva appunto anche ad avere una capacità progettuale autonoma. Se la natura, si dice, non fa salti, non li fa nemmeno la storia. Poco più di un mese fa è stato celebrato il centenario della Forza Armata e l'evento di oggi rientra nelle celebrazioni che vengono fatte. Questo evento avvenuto il 28 marzo 1923. Qui vediamo il 4 novembre del 1923, non del 1918, questo è un mio errore, la consegna della bandiera alla Regia Aeronautica sul campo di Centocelle, e vedete che c'è proprio uno dei caproni. La Forza Armata nacque come arma indipendente sulla scorta di questo patrimonio di valori e competenze che si era formato durante la Grande Guerra. Una continuità resa evidente dagli uomini che ne fecero parte fin dall'inizio, trovando l'esempio più eclatante nel capo di Stato Maggiore, che era il generale Pier Ruggero Piccio, durante la guerra asso della caccia. E qui vediamo, cioè, o meglio, intuiamo, perché non si vede benissimo, è in prima fila accanto a Vittorio Emanuele III. E a Piccio fece seguito proprio Armando Armani, che oggi abbiamo incontrato come comandante di Poggio Arenatico. È un fluire continuo. Le esperienze, le aspirazioni di questi uomini che prima erano appartenuti al Regio Esercito e Regio Marina si sarebbero trasmessi alle nuove generazioni di aviatori, in un passaggio di consegne che li avrebbe fatti giungere fino a noi, e rappresentano, abbiamo detto all'inizio, no, le radici antiche dell'aeronautica italiana, un passato imprescindibile su cui costruire il futuro nel mutare di sfide, scenari, macchine, di tutto lo sfondo. E con questo dunque io concludo e cedo la parola alla professoressa Quarzi, che ci parlerà di una fase successiva e soprattutto della donazione fatta dalla famiglia Balbo di questo patrimonio, di un fondo documentale molto importante, composto da documenti, fotografie, carte geografiche e libri, su cui appunto tutti noi storici attendiamo la fine di lavorarci, per diciamo proseguire. È importante, cioè, anche lì confluire anche in questo caso. Grazie, passo qui e facciamo questo. Posso rimanere qui intanto? Bene, no, può
stare lì, ha detto il tecnico. Come Garibaldi obbedisco. È vero. Buonasera, io chiaramente ringrazio il comandante, ringrazio tutti i presenti di essere qui. Il mio compito, come ha detto il professore Variale, è così di raccontarvi, insomma, di farvi sapere, di comunicarvi l'importante donazione che la famiglia Balbo ha fatto all'Istituto di Storia Contemporanea e che siamo in dirittura d'arrivo come la catalogazione, però insomma c'è ancora tanto da fare, e però abbiamo avuto anche un fondo per cominciare la digitalizzazione di una parte, perché è molto importante come sapete, e soprattutto delle immagini fotografiche. Adesso io vi dirò qualcosa, poi mi soffermerò su uno scritto di Italo Balbo che dà proprio l'idea dell'amore, uso una parola, sfrenato per il volo, per l'aviazione, per l'aeronautica. Io intanto oggi ho imparato un sacco di cose. Prima di tutto io mi chiedevo perché Poggio Renatico era così importante. Oggi ho scoperto che ha una storia veramente importantissima per quanto riguarda. Poi nel documento che vi presenterò alla fine, ma un piccolissimo documento, che è uno scritto di Balbo che addirittura fa 17 anni, si parlava di un aereo Caproni. Adesso, oggi, ho imparato, li ho visti, quindi sono molto contenta di questo, perché veramente è una conoscenza importante. Quindi questo ci dà sempre l'idea, come c'è sempre da conoscere, da imparare. Io mi chiedevo, dice, era a bordo del suo Caproni. Su un momento ho detto, senz'altro è un aereo, però adesso finalmente capisco. Allora, dicevo, è cominciata la donazione della famiglia Balbo nei confronti dell'Istituto nel 2016. Era ancora in vita il figlio di Italo Balbo, Paolo Balbo, e insieme alla moglie, che tra l'altro si chiama Paola, quindi via di amicizia particolare con il consigliere di Stato Daniele Ravenna, abbiamo avuto questo incontro. Io ho fatto vedere il nostro istituto, un istituto di storia contemporanea che si occupa di storia contemporanea, in particolare chiaramente del Novecento, della storia del fascismo. Insomma, con Paolo Balbo abbiamo avuto uno scambio di idee importante quando venne, e subito ci hanno donato la collezione completa del famoso giornale Corriere Padano, diretto da Nello Quilici, che sapete Nello Quilici poi morirà con Balbo sull'aereo nei cieli di Tobruk, sarà insieme a Balbo. E il giornale è di grandissimo interesse, adesso non sto qui certo, però veramente importante, c'è una terza pagina che è di un'attualità straordinaria, insomma veramente un giornale importante. E neanche, qui lo dico però agli amici della biblioteca di Ostea, neanche in biblioteca hanno tutta la collezione che hanno benissimo conservato. I materiali di cui adesso vi dico, vi do qualche numero e qualche cosa, i materiali che qui... ci sono alcune fotografie della famosa trasvolata del 33 nel Nord America, così le ho messe, ma sono straordinarie perché molto, tra l'altro sono foto a Linari, quindi potete immaginare la bellezza di queste immagini. E dicevo, il materiale proviene da quello che possiamo chiamare magazzini, cantine, cantine incredibili di Palazzo Balbo di via Borgo Leoni, avete presente, dopo la chiesa del Gesù c'è appunto Palazzo Balbo, un bellissimo palazzo. E quando mi hanno portato la prima volta insieme ad alcuni miei collaboratori, benissimo il Corriere Padano, tutti contenti, dice ma vuole prendere anche questa, cioè io avevo gli occhi anche dietro la schiena, cioè era una cosa incredibile vedere questo materiale conservato in maniera straordinaria, perché anche questo è il punto importante. Insomma, ci hanno dato fiducia dal primo
punto nucleo del giornale Corriere Padano. Siamo riusciti, ci hanno dato tutti, no, una parte, insomma, siamo riusciti a ricostruire, per esempio, la libreria, del giovane Balbo, sono quasi 2000 libri, e da lì è molto interessante perché si può vedere la sua formazione. Era indubbiamente una formazione massignana, infatti la sua tesi di laurea tra l'altro sarà su Mazzini. Leggeva molto i francesi, ma la cosa interessante, come potete immaginare, che sfogliare questi libri, poi vedere le note, qualcuna scritta da Italo Balbo stesso, ma soprattutto le dediche. Per esempio abbiamo i libri firmati da Marinetti, firmati da D'Annunzio, con omaggi chiaramente a Italo Balbo. Non vi dico, io quando parlo, scusate, ma resto sempre anche molto non mi sono ancora abituata alla bellezza degli archivi, ecco, diciamo così. E quindi questa parte, la catalogazione dei libri, nel sito dell'istituto trovate Fondo Famiglia Balbo e perlomeno i titoli e la catalogazione dei libri siamo riusciti già a terminare. Poi ci sono, e qui mi hanno detto gli esperti che sono venuti, 114 carte geografiche di una bellezza incredibile, tra l'altro molte carte, come potete immaginare, dell'Africa, perché poi la Libia, ma degli Stati Uniti, sono delle carte geografiche interessanti. Più, ecco, e poi arrivo agli album fotografici, queste foto, abbiamo 107 album fotografici, fotografie magnifiche, le due trasvolate, sia quella dell'America Latina del 30, mi sembra, sì, poi quella del 33, nell'America del Nord, sono documentate in una maniera incredibile, fotografica. Io mi chiedo, continuo a chiedermi, ma come facevano a fare questo tipo di fotografie? Non lo so, mi piacerebbe saperlo, ecco. Andiamo avanti, ne facciamo vedere qualcun altro, tanto le ho messe così per vederle, ecco. Queste riguardano tutte la trasvolata del 33. E abbiamo visto questo aspetto, soprattutto della questione trasvolate, che è un aspetto chiaramente di propaganda anche del fascismo, cioè era una propaganda veramente importante. Dopo il 33 l'Italia vende moltissimi aerei, ci sono commissioni da vari paesi che comprano gli aerei italiani, quindi questo è un dato, io qui parlo da storica che cerca di interpretare anche questo aspetto, e l'aspetto della commerciale economico è importantissimo dopo la trasvolata, veramente su commissioni di ogni genere, però ripeto, non mi trattengo su questo, ma vedete anche le fotografie, sono veramente molto interessanti. Abbiamo poi raccolte sparse, abbiamo, dicevo, quindi più di fotografie sparse. Ecco, le fotografie, la regione ha dato proprio un fondo speciale per fare una digitalizzazione, e partiamo proprio dal fondo fotografico, proprio perché è di questo interesse notevole. Altre cose, che quelle le stiamo guardando, dicevo prima al professor Variale, che sono quelle che gli storici chiamano carte grigie, sono anche appunti, copie di lettere, particolari, vanno studiati e cercati proprio di fare quel lavoro che lo storico deve sempre fare, di confronto e così via. Ecco, questo, ripeto, una prima catalogazione l'abbiamo già fatta. Siamo già aperti per chi ci chiede di consultare quello che abbiamo catalogato, questo assolutamente sì, stiamo andando avanti, speriamo di aprirle in maniera più... Poi tante cose, ci sono... potrei raccontarvi un po' di tutto e di più, ma insomma, dovete venire a vederli, ecco, se la parte interessa. Però abbiamo già fatto due... perché cerchiamo di fare anche dei piccoli seminari, almeno uno all'anno,
di riflessione su parte delle carte, e ci sembra questo il lavoro più giusto, che gli storici, anche giovani ricercatori, così via, lavorino sulle carte e possano poi insomma dare un quadro anche di questo periodo storico, un periodo storico estremamente complesso, come potete immaginare. Ferrara, il rapporto con Balbo è un rapporto da tenere presente nella città, una città ferita per tanti versi, quindi bisogna lavorare come fanno gli storici. Io dico sempre: non tirate per la giacca gli storici, fanno il loro lavoro, cerchiamo di capire questo. Ecco, vi racconto invece una piccola cosa di un pamphlet che abbiamo in copia originale, e mi chiedevano proprio dalla poi sbaglio i nomi, dal comando di Roma, dell'aeronautica, eccetera, che vorrebbero probabilmente rieditarlo, perché noi abbiamo l'unica copia. E mi hanno chiesto di mandare così via email la copia del libretto, che Balbo scrive a 17 anni. Era andato nella prima guerra mondiale, anzi era andato volontario, aveva detto che aveva più anni, aveva 16 anni, aveva detto che aveva più anni di quelli che aveva, insomma c'è stato una... Qui siamo ancora prima della prima guerra mondiale. Se voi andate, chi conosce quel bellissimo luogo magico ferrarese, che secondo magico non sarà la parola giusta, ma per me lo è, la Certosa di Ferrara è uno dei luoghi più belli della città. Vi sarà capitato di vedere nel prato antistante delle tombe, sono tombe particolari. Una in particolare, c'è una donna che tocca un'aquila, un braccio alzato, eccetera. E questa tomba contiene i resti di un giovane aviatore che era Roberto Fabbri. Roberto Fabbri, amico di Balbo, aveva 17 anni anche lui, muore appunto nel 13, in un volo che va da Ferrara a Milano, ed è, ecco, quello che la ringrazio, professore, il suo volo con il suo Caproni 80 HP. Quindi adesso l'ho visto, dice che appunto questo giovane Roberto Fabbri muore il 14 luglio del 1913, l'aereo cade appunto, mentre questo volo tra Ferrara e Milano, vicino a Malpensa, ecco, sarà. Nello stesso agosto del 13, Balbo scrive di getto, ed è veramente un pamphlet interessantissimo, per... c'è questo ricordo del giovane che era suo amico, lo dedica alla madre, appunto Rosa Fabbri, che lei stessa aveva voluto la tomba qui a Ferrara, prima aveva comprato un piccolo appezzamento, poi dopo invece venne fatto appunto il monumento, che è molto, a me anche da piccola mi interessava moltissimo, non capivo perché queste tombe intanto erano fuori dal cimitero. Mio padre so che mi spiegava di un aviatore inglese, credo ci sia un inglese anche, eccetera, e questo giovane Fabbri. Ecco, in questo libretto io credo di aver compreso, oppure si comprende, questo amore incredibile che Balbo e questi giovani, che sono dei giovani guasconi, direi, perché sfidano, si basano sulle parole di Marinetti, si basano sul futurismo, su quello che il bel gesto, il gesto di non avere paura, saper affrontare, che sono poi tutte riflessioni che Marinetti fa. E Balbo riporta, ce n'è una che mi ha colpito anche, dice: noi, questo è Marinetti, noi proponiamo un'educazione futurista basata sull'eroismo, l'amore dei record. Quindi capite che la passione del pericolo, la passione per il volo, cioè il volo viene considerato un qualche cosa che è veramente importante nella formazione, proprio nella formazione dei giovani adolescenti.
e ci sono delle descrizioni dell'aviatore, amato dai ragazzi, ma soprattutto amato dalle donne. Ci sono anche questi passaggi che sono interessanti, perché diventa proprio l'eroe futurista, l'eroe che non ha paura. E lo stesso Balbo scriverà che il volo dà il senso totale della libertà, di quello che tu, il tuo rapporto solo con le nuvole e col cielo. Scusate, questa è poetica, ma insomma qui forse è un po' diverso rispetto a quello che è. E questo pamphlet però è un piccolissimo libro, è molto, a noi ha molto interessato, insomma anche ai giovani storici, per capire a parte il linguaggio dell'epoca, ma per capire proprio questa anche educazione dei giovani, i giovani che andavano verso qualcosa di, doveva essere un gesto eclatante, però chiaramente capite bene, D'Annunzio eccetera. Quindi questo piccolo libro mi ha chiamato appunto la signora Balbo, Paola Balbo, appunto Paolo Balbo è morto 2-3 anni fa, e con lei continuiamo, perché gli ultimi arrivi arrivi del nostro fondo sono del settembre scorso, quindi continuare, insomma hanno avuto fiducia. Questo mi ha fatto molto piacere, perché ripeto, noi siamo un istituto che lavora con gli archivi, abbiamo avuto fiducia, e questo ci è parso molto importante. Allora, questa idea di associare quello che poi Balbo poi farà, perché ripeto, siamo nel 1913, a 17 anni, parla del volo in questa maniera, e sarà poi quello che segue per tutta la sua vita, a parte le trasvolate, a parte quello, naturalmente morirà anche in volo. Grazie di avermi ascoltato. Mi riallaccio a quello che ha detto la professoressa a proposito dell'immagine del volo. Questo sogno antico e realizzato nei primi anni del 1900, prima era solo fantasia, poi è diventata una realtà per pochissimi, poi per pochi, ma poi appunto continua a diffondersi. In fondo potremmo dire che progresso è rendere accessibile quello che prima era impossibile o riservato solo appunto a un'elite particolare, come era nel periodo del futurismo. Certo. Ma è questo progresso che appunto ci porta, vi ho detto, nel 1903, io sbaglio anche le date, i fratelli Wright fanno questo saltellino di mezzo metro, a Roma nel 1908 fanno un altro esperimento, fanno alcuni saltelli e la gente si stendeva per terra per vedere se realmente l'aereo si alzava. Nel 1968, 65 anni dopo il primo volo, c'era gente che era viva, che l'aveva visto questo primo volo, e che nel 1968 attraverso la televisione vede un signore che fa un piccolo saltello scendendo da un modulo, finisce sulla Luna e dice: un piccolo passo per me è un grande passo per l'umanità. E questo è il progresso, un progresso appunto che è perseguito con la scienza, con l'impegno, a volte costoso, ma che nasce poi da un sogno, da un impulso, da questo realizzare il futuro. E appunto di quello che era il futuro allora, di quello che è il futuro che adesso e di quello che sarà il futuro domani, appunto ci parlerà il generale Gabellini, proprio perché la storia non finisce. Provate a immaginare una cosa. Nel 1923 ci sarà stato qualcuno da qualche parte che aveva detto: ma 100 anni dove saremo? Avranno detto: ma staremo di là. Noi adesso stiamo parlando di ciò che è stato fatto, e potremmo anche dire: ma fra 100 anni dove saremo? Io non lo so fra 100 anni, perché non ci sarò ovviamente, quando diranno: oggi siamo riusciti a fare, quale sarà
questa cosa che hanno fatto, ma ci sarà, è proprio perché c'è questo progresso che è una costante dall'inizio ad oggi e che ci porta e che ci accompagna e che non è un'idea campata per aria. L'Ariosto, stiamo a casa sua, mi perdonerà, non è Astolfo sull'ippogrifo, è una storia di uomini che trasformano il presente basandosi sul passato nel futuro. E cedo appunto la parola al generale Gabellini, poi dopo, al termine della nostra dei nostri interventi, proprio perché gradiremmo che diventi una chiacchierata più che dei monologhi, se qualcuno avrà voglia di fare qualche domanda le faccia liberamente. Prego. Vengo di là. Certo. Ci diamo il campo. Tanto fa bene, perché fa bene la salute. Sì, fa bene se la muoverci così. Allora, comincio, vi deluderò, non so dove saremo fra 100 anni, non ne ho la più pallida idea, anche perché se tanto mi dà tanto, quello che abbiamo visto, lo sviluppo che abbiamo visto dell'aeronautica in 100 anni, è stato fatto l'esempio della Luna, ma potremmo andare anche oltre, non esiste alcun altro campo in cui ci sia stato uno sviluppo così incredibile come quello del nostro campo, quindi non ho idea, saremo, chissà. Però una cosa è certa, si va poco lontano se non impariamo da quello che è successo, se non impariamo dalla nostra storia, se rinneghiamo o semplicemente non conosciamo chi siamo. Ecco, io ho sentito prima il tragico commento sul fatto che all'inizio della Prima Guerra Mondiale la forza aerea, non c'era l'aeronautica, non era preparata, cosa che si è ripetuta puntualmente all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Siamo entrati in guerra impreparati e forse un po' troppo gonfi dell'epoca dei record, dell'aeronautica che aveva stracciato ogni record. Qualcuno, ce n'è uno che resiste ancora oggi, il record di velocità per idrovolanti di Agello ancora oggi resiste. Ma poi abbiamo capito, ahimè, con la dura realtà, che fra i record e fare le cose serie come una guerra c'è una bella differenza, e l'abbiamo imparato purtroppo a spese nostre. Quindi parlare di come saremo è piuttosto difficile, però è essenziale ragionare sul nostro passato per vedere dove stiamo andando. E la storia di Poggio Renatico, quindi la storia dell'aeronautica su Poggio Renatico, cammina un po' a braccetto con la storia del mondo, se volete, di come il mondo è cambiato. Ovviamente il taglio di quello che vi sto per dire non è un taglio storico, perché non ho la caratura e non ho la competenza di chi mi ha preceduto, ovviamente. Il mio è un taglio un po' più, se volete, a basso livello, però è il taglio di una persona che per i casi della vita si è trovato in certi momenti storici di cui parleremo. Quindi posso dire io c'ero. E quindi l'ho vissuta quasi, avendola vissuta sulla mia pelle, questo concetto di quello che è successo, di come è cambiato il mondo, di come siamo cambiati noi, lo sento particolarmente vicino. Fine della guerra. Non mi dilungo ovviamente su come sia uscita l'Italia. L'Italia è uscita a pezzi dalla guerra, in tutti i settori. Ma l'aeronautica è uscita peggio forse di tutti. Per quale motivo? L'aeronautica che soltanto una decina di anni prima aveva impressionato il mondo attraversando l'oceano con 12 idrovolanti, non l'aveva mai fatto nessuno, ma non erano neanche riusciti a pensarlo. L'aeronautica l'aveva fatto. Quindi un'aeronautica che 10 anni prima era forse la prima, o perlomeno la ritenevamo tale, che non era invece stata capace di proteggere le sue città. Quella foto che vedete è Ferrara, San Benedetto. Cioè, cosa c'è di più frustrante per un aviatore di dover ammettere che non siamo riusciti a fare il nostro lavoro? Non riesco a immaginarmi niente di peggio. Nel mio ruolo e in quello che faccio tutti i giorni, questo è lo scenario peggiore. Quindi non riesco a immaginare la disperazione, al netto di tutto quello che era successo, quindi l'armistizio, tutto quello che volete, ma
dal punto di vista dell'aviatore, dire ma io stavo lì apposta e ho avuto modo di parlare, di conoscere, la fortuna di conoscere Gigi Gorrini, la medaglia d'oro, Luigi Gorrini, che era di Piacenza, io ho comandato Piacenza, l'ho conosciuto, l'ho incontrato lì, era una persona splendida e lui mi parlava del suo sentimento di inadeguatezza, dice noi potevamo fare i salti mortali tripli, non eravamo mai abbastanza, non eravamo mai equipaggiati abbastanza. Tenete presente che l'Italia ha prodotto durante la guerra circa, anche durante la seconda guerra mondiale, circa 10.000 aeroplani. Erano passati degli anni, però gli inglesi ne hanno prodotti 10 volte tanto e gli Stati Uniti ne hanno prodotti 30 volte tanto, già per darvi l'idea del come avevamo approcciato la cosa, del come, non avendo imparato la storia, non avendo studiato la storia, ci siamo trovati poi a ripercorrere gli stessi errori. E paradossalmente alla fine della guerra però salta fuori una cosa interessante. Appena finita la guerra c'è questo avvenimento qua che pochi ricordano, ma è un avvenimento, è uno spartiacque importante, prima di tutto perché ha dimostrato per la prima volta, oltre alle capacità belliche già menzionate, si è parlato del 2S, si è parlato di come cercavano di costruire bombardieri più grossi, più pesanti, che andassero più lontano e che portassero più bombe, per la prima volta stiamo assistendo all'impiego del mezzo aereo in maniera completamente diversa, il ponte di Berlino. Perché lo sto citando? Lo sto citando perché è un esempio non solo di flessibilità, ma è un esempio di come questo strumento, impiegato in maniera adeguata, riesca a fare veramente dei miracoli. Questo ponte di Berlino, permettetemi una piccolissima digressione storica, è stato istituito nel momento in cui l'Unione Sovietica all'epoca chiuse le vie di accesso a Berlino. Perché? Perché si erano resi conto che da Berlino Ovest troppa gente dell'Est passava con facilità dalla parte sbagliata. Avendo chiuso le vie di accesso, la popolazione era rimasta in una sorta di enclave e rischiava di essere strangolata in senso fisico. C'era stata una delle ipotesi, era quella di far scortare i carri di rifornimenti dai carri armati, ma si temeva di ricadere in un'altra guerra mondiale, ne era appena finita una, non se la sono sentita. E quindi qualcuno ha detto, organizziamo un ponte di Berlino. Questo ponte di Berlino è durato un anno e mezzo, quindi non è stato uno scherzo da poco. Stiamo parlando di 280.000 voli che hanno portato più di 2 milioni di tonnellate di cibo, addirittura il carbone per scaldarsi alla popolazione di Berlino. Quindi è stata una cosa assolutamente incredibile. E poi, siccome la storia si ripete, perché la storia è implacabile, torneremo più avanti su quello che poi è successo a noi qualche tempo fa, parlando di come impiegare il mezzo aereo in certe condizioni. Paradossalmente, dalla fine del blocco di Berlino il mondo ha cominciato a cambiare. Nel 49 nasce la NATO, c'è una manciata di nazioni, che fra cui l'Italia, che decidono che era il caso di organizzarsi per poter contrastare un'eventuale minaccia che venisse dai nostri ex alleati. Perché ve lo sto dicendo? Perché pian piano si comincia a strutturare il pensiero di come debba essere impiegato il potere aereo nei contesti internazionali. E lì non ci siamo fatti trovare impreparati, però una volta tanto ci siamo mossi bene, rapidamente. Veniamo a Poggio. Nel 1950 nasce Pioppo Radar. Pioppo è il nominativo radio del radar di Poggio Renatico, che c'è ancora, si chiamano ancora così, proprio perché, come qualcuno diceva prima, abbiamo un po' la lingua lunga, ma siamo anche avvezzi alle tradizioni e ci piace ricordare chi siamo e da dove veniamo. Quello che vedete sono immagini del 50, del 51, cioè alla fine il primo radar era poco più che una baracca, come vedete, con delle antenne recuperate dagli inglesi, quindi pezzi che c'erano stati dati dagli inglesi. Però qualcuno ha cominciato a dire bisogna fare qualcosa, guardate l'operatore vedeva a mano su uno schermo qualcosa, siamo a livello di qualcosa, era più un'arte di indovinare che un vedere realmente, cioè paragonato a quello che c'è oggi, era veramente un esercizio di fantasia smodata, e a mano riportava su quel pannello che vedete sotto la posizione di quelle che lui credeva fossero delle tracce. Quindi era un lavoro fatto in maniera completamente amanuense, che però ha segnato il primo affacciarsi dell'aeronautica, guarda caso, su Poggio Renatico. Adesso vi dico anche perché su Poggio Renatico.
Nel 55 nasce il patto di Varsavia, quindi i nostri amici, che poi tanto amici non sono mai stati, dall'altra parte, si organizzano per contrastare la NATO. Perché ve lo dico? Perché la NATO, come risposta, ha deciso che era arrivato il momento di proteggere lo spazio aereo. Qualcuno aveva imparato dalla storia, aveva visto cos'era stato in grado di fare il potere aereo durante la Seconda Guerra Mondiale, e aveva capito che se non ci si difende adeguatamente dal potere aereo dell'avversario non c'è nessuna possibilità di vittoria, nessuna. E quindi quegli cerchietti verdi che vedete sono una rappresentazione pittorica, come si suol dire, di una catena radar che andava dalla Norvegia fino alla Turchia, i paesi che inizialmente hanno fondato la NATO. Il cerchiettino giallo è proprio Poggio Renatico. Quindi Poggio Renatico, fin dall'inizio, stiamo parlando degli anni, metà degli anni 50, entra a far parte di questa catena che poi verrà strutturata in un sistema più complesso. Quindi sono cominciati nel 1952, c'erano soltanto 18 radar, che poi sono arrivati fino a 84 nel corso del tempo, e Poggio Renatico è proprio uno di quei radar. Ovviamente, come vi dicevo, il mondo cammina veloce, il mondo cresce, il mondo cambia, e noi ci siamo adeguati. Siamo adeguati come? Rendendoci conto che c'era bisogno di dare più sostanza a questo nuovo strumento meraviglioso che è il radar, che era stato scoperto già durante la guerra. Qualcuno ci aveva creduto e qualcuno non ci aveva creduto. Chi ha creduto nel radar alla fine l'ha spuntata. Ricordo a me stesso la battaglia d'Inghilterra e l'uso del radar che hanno fatto gli inglesi, che ha fatto la differenza. Quindi l'aeronautica nel 58 decide di investire in maniera più solida su Poggio Renatico. Arrivano apparecchiature nuove, quindi due radar che vedete qua a sinistra, e arrivano delle apparecchiature nuove, più o meno nuove per l'epoca, insomma. Se vedete gli schermi, i monitor, e soprattutto notate la sedia, quando uno adesso parla di antinfortunistica, di come deve essere ergonomica una sedia alla seduta, è simpatico vedere come invece qualcuno lavorava seriamente anche in queste condizioni. Quindi Pioppo diventa un controller reporting center, cioè fa un salto di qualità. Era partito da un posto di avvistamento caccia all'inizio, adesso diventa un'entità che fa anche qualcosa di più, quindi fa anche un'attività di comando cosiddetta, quindi per dirigere i velivoli intercettori contro le potenziali minacce. Non basta. Andiamo oltre. 1972. La foto che vi ho fatto vedere inizialmente, non ve l'ho detto, era su Ferrara, non era su Poggio Renatico. Nel 72 invece Pioppo, che riceve un nuovo radar, il radar dei francesi, l'Ares, che adesso è quello che è stato di recente smontato, che verrà messo davanti al nostro ingresso, era un radar all'avanguardia, perché era un radar tridimensionale, era un radar che poteva dare informazioni di prua, di quota e di distanza delle tracce ostili, e quindi è stato un vero e proprio salto nel futuro. In parallelo questo radar comincia ad avere una capacità di scambiare informazioni con gli altri radar della catena NATO, perché all'inizio era stata fatta, quella che vi ho fatto vedere era una catena, ma ogni radar era fatto a compartimenti stagni, lavorava da solo. Si comincia pian piano a incrociare le informazioni, a scambiare i dati. Lo stemma che vedete è lo stemma del primo gruppo radar, all'epoca si chiamava così, Pioppo, quindi era un gruppo radar dell'aeronautica militare, l'undicesimo, che aveva come simbolo appunto il vigile sopra la nuvola, che era il richiamo del controllore della difesa aerea, e i velivoli stilizzati che vedete sono gli F-104 sui quali ho avuto l'onore di volare. Quindi ecco perché vi dico, sono un pezzo di storia anch'io, se volete, e lo so che non è, ma d'altra parte così è. Quindi nel frattempo il mondo continua a cambiare, siamo in piena guerra fredda, quindi c'è stato un momento di stasi che va negli anni 70, negli anni 80 è stato tutto relativamente tranquillo. Dall'89 in poi invece il mondo cambia e comincia a correre in maniera incredibile. Ovviamente viene giù il muro, sparisce, si dissolve l'Unione Sovietica, si dissolve il patto di Varsavia a seguire, e pian piano però ci si rende conto che la stabilità di cui avevamo goduto grazie alla guerra fredda per tanti anni era venuta meno. 1991, prima guerra del Golfo, cominciamo a avere segni di instabilità nazionale. Perché ve li cito? Perché li cito perché, per quanto riguarda l'aeronautica, è stato il primo impiego bellico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e per quanto riguarda l'impiego del potere aereo, e ve lo accenno perché poi Poggio Renatico è il fulcro di quello che vi sto dicendo, siamo entrati nel mondo moderno. Per la prima volta durante la Guerra del Golfo
si è assistito ad un impiego moderno del potere aereo, ossia con una gestione centralizzata, quindi un comandante unico che era responsabile di tutti gli assetti aerei che volavano ovunque essi volassero nell'area di operazioni. Sembra una cosa da poco, ma è un salto epocale. Noi ci siamo arrivati nel 91 per capire che è meglio se c'è uno che comanda e gli altri che eseguono, perché sennò le operazioni non vengono bene. Quindi siamo stati attivamente coinvolti come Italia, ma soprattutto la cosa epocale è stato questo cambio di paradigma nell'impiego del potere aereo. Nel 99 quello che nel Golfo era stata un'operazione di coalizione lontana da casa nostra, nel 99 invece la guerra bussa alla porta di casa durante il conflitto nei Balcani. E durante le operazioni nei Balcani ci si rende sempre più conto dell'importanza e della necessità assoluta non solo di gestire il potere aereo in una certa maniera, ma anche di avere e di mantenere un controllo politico rigoroso su quello che fanno i nostri velivoli. Ci si rende conto che siamo passati ad una fase in cui, dalla pace relativa della guerra fredda, venivamo chiamati sempre più spesso ad essere impiegati. E in questo caso è essenziale che, oltre all'aspetto militare, venisse mantenuto un controllo politico di quello che stava succedendo. Quindi l'aeronautica ha cominciato a ragionare, a maturare, cambiando la sua struttura per adeguarsi a questa nuova realtà. La foto che vedete è una foto che mi riguarda. Ecco perché vi dicevo che sono stato anche parte di questo percorso storico. Quindi io mi sono trovato, così come qualcuno che è qua in sala, ad essere impiegato realmente. Quindi lì abbiamo capito cosa volesse dire essere impiegati realmente in operazioni e cosa volesse dire gestire il potere aereo in una maniera moderna e non secondo vecchi principi. Su Poggio Renatico, nel frattempo, siamo nel 99, appunto, un momento di grande ristrutturazione per l'aeronautica. Nel 99 l'aeronautica passa da una struttura territoriale in cui c'era una divisione netta fra tre regioni aeree, la prima al nord, la seconda al centro e la terza al sud, ed ognuno di questi tre comandanti dell'epoca era un comandante, come lo chiamiamo noi, pieno, nel senso che ognuno faceva anche le regole a modo suo. Quindi siamo passati invece ad una struttura più snella dedicata alle funzioni. Ci siamo ristrutturati e abbiamo creato una serie di alti comandi di cui parlerò fra un attimo. Nel 99 arriva su Poggio Renatico il CAOC 5, quindi un'entità della NATO che viene messa, guarda caso, su Poggio Renatico. La NATO stessa capisce che Poggio Renatico è il fulcro ed è un punto nodale di tantissimi interessi e crea questo comando. Settembre 2001, le Torri Gemelle, perché ve lo cito? Perché è uno di quegli avvenimenti che ci ha aiutato a creare la struttura, e quello che c'è in essere adesso su Poggio Renatico è figlio di questa realtà. Quindi da Poggio Renatico vengono gestite quotidianamente il servizio di sorveglianza dello spazio aereo. Quindi eravamo un semplice radar, o qualcosa che chiamavamo radar, quindi un po' di ferraglia in mezzo a un prato, siamo diventati man mano un comando che assicura il servizio di sorveglianza dello spazio aereo. E parallelamente, mentre il mondo cambiava, siamo cambiati anche noi nel senso che vi ho detto. Nel 2003 da Vicenza arriva il comando operativo delle forze aeree su Poggio Renatico, quindi l'aeronautica prende un alto comando deputato esclusivamente all'impiego delle forze e lo mette dove? Su Poggio Renatico, accanto al radar. Abbiamo capito che bisognava cominciare a mettere insieme le cose. Successivamente, dal 2010 in poi, abbiamo dovuto fare una serie di tagli perché erano imposti dei tagli, quindi abbiamo cambiato leggermente il comando, ma nel frattempo il mondo andava avanti, quindi noi abbiamo adeguato il nostro comando ad una realtà nuova che vedeva i nostri assetti sempre più di frequente impegnati in operazioni reali. 2011 le operazioni in Libia sono state gestite dalla parte NATO, ma anche dalla parte nazionale che era stata messa su Poggio Renatico. Quello che vi dicevo prima, il controllo nazionale su quello che fanno i nostri assetti impegnati in coalizione, era fatto dal comando di Poggio Renatico, quindi è stato creato un comando messo lì apposta, attaccato alla NATO, per vedere cosa stesse succedendo. Nel 2013 la NATO ha cambiato un po' la sua struttura, ha tolto il CAO, che l'ha sostituito con il comando che c'è adesso, quindi il Deployable Air Command and Control Center, quindi è un'unità
che si può rischiarare in brevissimo tempo ovunque, per rispondere alle esigenze di questo mondo che cambia. Essendo finita la stabilità e la pace della guerra fredda, c'è stato bisogno di essere pronti ad adattarsi a qualsiasi cosa potesse succedere. Nel 2015, vi ricordate il famoso pioppo radar, quello di cui vi parlavo? È diventato il precursore del futuro della NATO. È la prima entità operativa ad impiegare il nuovo sistema di comando e controllo della NATO. Che detto così sembra facile, ma non è come cambiare macchina, montare in macchina, mettere in moto. Ci sono voluti degli anni per adeguarsi a questo nuovo sistema e per farlo funzionare. Con una punta di orgoglio, non per me perché io non ho fatto niente in materia, vi posso dire che l'Italia è l'unica nazione che è riuscita a raggiungere il risultato di far funzionare questo sistema così come era stato pensato, l'unica nazione. E non è un caso in questo caso, non è un caso. Successivamente, parlando del mondo che cambia, nel 2015 per la prima volta l'Italia viene valutata come comando di componente. Il comando di componente è quel comando deputato a svolgere operazioni aeree per conto di una coalizione, detto in maniera molto semplice, poi se avrete voglia di approfondire possiamo approfondire. Anche questo è un passaggio epocale, perché ci sono soltanto 6 nazioni nell'Alleanza Atlantica che hanno questa capacità e l'Italia è una di queste. E dov'è la capacità? Su Poggio Renatico. Una roba incredibile, qualcuno ha deciso che Poggio Renatico era decisamente una cosa importante. Della campagna in Libia ve l'ho accennata molto rapidamente, perché anche lì io c'ero e quindi mi sono divertito anche in quel frangente a vedere cosa volesse dire fare un'operazione aerea vista da un'altra parte, ma non vi voglio anticipare il contenuto delle prossime conferenze, questo era giusto come reminder. Nel 2020, siccome non ci possiamo mai fermare, perché come dicevamo prima siamo passati nel giro di 100 anni da aeroplani di legno e tela a voli suborbitali, missili ipersonici, satelliti, si va su Marte, non ci si può fermare. Quindi nel 2020 ci è stato dato mandato di ristrutturare il comando e di rivoluzionarlo per essere pronti a rispondere alle nuove esigenze, ossia le esigenze di avere un comando perfettamente strutturato in grado di gestire il potere aerospaziale a tutto tondo, 360 gradi. E quindi quello che abbiamo fatto dal 2020 in poi, e anche lì devo dire che io c'ero, abbiamo ristrutturato il nostro comando per poter rispondere ad una serie di esigenze. La prima è quella di pianificare le operazioni future tramite il nostro reparto operazioni. La seconda è la peculiarità del comando operazioni aerospaziali, è che mentre facciamo un certo tipo di attività non si ferma il resto, si viene a sovrapporre. Quindi da un lato bisogno che qualcuno si occupi di operazioni correnti, poi se volete entrare negli acronimi e nelle sigle lo possiamo fare, ma non è funzionale. Quindi c'è chi pianifica in avanti le operazioni complesse, c'è chi invece porta a casa il risultato la sera. E quando dico porta a casa il risultato, non è un modo di dire. Le cose quando vanno fatte, non domani, non dopodomani, adesso. E vanno fatte. Quindi c'è un'articolazione che si occupa di operazioni correnti. Nel frattempo, per dare merito ai miei illustri predecessori, ci siamo resi conto appieno che la parte culturale che è dietro l'impiego di uno strumento complesso come lo strumento aerospaziale è imprescindibile. Quindi la parte dottrinale che si basa sull'analisi della storia, perché come diceva prima qualcuno, il DUE è ancora studiato nell'Accademia degli USAF, cioè gli Stati Uniti ancora lo studiano, non già per applicarlo così come era stato pensato, ma perché ha dato degli spunti innovativi. Calcolando anche che DUE non era neanche un aviatore, quindi tutto sommato per essere un ingegnere non c'era male. Quindi abbiamo un'articolazione che si occupa soltanto di sviluppo della dottrina. Abbiamo messo insieme tutto il mondo dei controllori della difesa aerea, controllori del traffico e missilisti in un unico continuum che spazia. Vi ho detto che l'aeronautica è uscita, si è liberata dalle pastoie territoriali, qualcuno ancora ci ha imbrigliato dentro, noi no, abbiamo capito che anche perché per noi il senso del tempo e dello spazio è completamente diverso. Cioè per me parlare di, quando mi dicono ma 80, 90, 100 chilometri, di che parliamo? I 3 minuti di volo? Devo stare a preoccuparmi per 3 minuti di volo? Non ci sono frontiere, non ci sono barriere, non ci sono montagne, non ci sono fiumi, non c'è niente. Quindi bisogna cercare di ragionare in un'altra maniera. E quindi i nostri controllori del traffico, i nostri controllori della difesa aerea, i nostri missilisti, ovunque siano in Italia, fanno capo ad un unico comando che è all'interno del comando operazioni aerospaziali. E infine l'ultimo NATO, che è il centro della Space Situational Awareness. Chi è venuto in visita a Poggio ha visto che per quanto capacità embrionale abbiamo fatto il salto concettuale, cioè ci siamo resi conto che sulla Terra non si può muovere niente che non possa essere visto e o influenzato dallo spazio. Stiamo lavorando aggressivamente per portarci al passo coi tempi.
Ovviamente il tutto mantenendo quella capacità che vi dicevo di poter generare un comando di componente strutturato non soltanto per l'Italia, anche in operazioni di coalizione, quindi noi siamo costantemente sotto valutazione e sotto prontezza NATO per essere impiegati qualora ce ne fosse bisogno. Quindi abbiamo fatto decisamente un bel salto concettuale. Il tutto nel segno della continuità. Ora, si parlava dei primi aviatori, quella era gente che veramente aveva del coraggio da vendere, perché non avevano idea di cosa avrebbero trovato. Per noi adesso il processo è molto più scientifico, se lasciamo l'aspetto della passione per il volo, così come la concepiamo, che poi è una passione che ormai non è più la passione dei primi aviatori che erano veramente loro e loro stessi. Adesso la passione del volo è un mosaico meraviglioso di capacità che sono a tutto tondo, senza le quali il pilota può avere la passione del volo, ma il pilota moderno non è più in grado di volare senza che ci sia tutto un mondo che gli sta dietro. Quello che facciamo a Poggio Renatico fondamentalmente è questo: cerchiamo di anticipare il futuro imparando dal passato, mantenendo ben saldo chi siamo per sapere da dove veniamo ed essere pronti ad andare dove dovremo andare, svolgendo al meglio la nostra funzione. Il comando è stato ristrutturato così con un motivo ben preciso, e siamo stati fortunati o sfortunati perché non appena abbiamo finito di mettere a posto il comando, anzi mentre lo mettevamo a posto, ci siamo trovati ad affrontare delle sfide piuttosto singolari e che non erano mai capitate. La prima è stata quella della pandemia. La pandemia, quando l'Italia rallentava o si fermava, noi abbiamo accelerato. Siamo una delle poche aeronautiche che è in grado di fare il trasporto in biocontenimento e siamo andati a recuperare centinaia di italiani in giro per il mondo per portarli in Italia. Abbiamo fatto migliaia di ore di volo per andare, come dicevo, ecco, vedete nella foto c'è questa barella, la famosa barella di biocontenimento all'interno della quale c'è un paziente che siamo andati a recuperare anche in Cina o in Africa o dove capitava, per riportarli a casa. Ci siamo attrezzati per poter dare una mano all'hub vaccinale di Ferrara. Abbiamo fornito personale a livello amministrativo, perché i nostri medici erano già impegnati, noi non eravamo medici, però abbiamo cercato di dare una mano alla popolazione proprio nell'ottica migliore del valore che ci anima, cioè di essere al servizio della comunità, e quindi abbiamo reso disponibile una discreta liquida di militari che hanno dato una mano nei servizi di amministrazione del centro del vaccino di Ferrara. Credo che tutti quanti voi ci siate passati, bene o male, probabilmente avrete visto qualcuno vestito in maniera strana. Ma siccome non ci fermavamo, non ci potevamo fermare, abbiamo continuato ad operare anche durante la pandemia. Quella che vedete qua sotto sono le immagini di un'esercitazione che abbiamo fatto sotto egida NATO per conseguire la prontezza ad essere impiegati. Quindi non ci siamo fermati, ci siamo dovuti adeguare, perché vi assicuro che organizzare esercitazioni complesse alle quali partecipano stranieri che vengono da ogni parte del mondo in piena pandemia è stata una sfida che abbiamo raccolto, l'abbiamo raccolta volentieri ed è stato estremamente impegnativo, ma alla fine il risultato ha pagato. La prova della bontà di quello che è stato fatto è la medaglia d'argento al valore aeronautico che ci è stata conferita dal Presidente della Repubblica per la pandemia. E siccome ci annoiavamo, ci siamo trovati da fare anche sotto Ferragosto. Quando vi dicevo del ponte aereo di Berlino, eccolo qua come la storia ritorna, e devi essere pronto quando ritorna, perché se non sei pronto arriverai tardi. Nel nostro mondo arrivare un'ora tardi è troppo tardi, decisamente troppo tardi. È un concetto che lo sentiamo nostro, mi rendo conto che non sia comune a tutti, però è veramente così. La nostra nuova struttura è stata messa alla prova durante l'operazione Aquila Omnia, che è quell'operazione durante la quale abbiamo portato via da Kabul più di 3.300 afghani che sarebbero stati condannati ad un'esistenza meno felice, chiamiamola così, ed è quello che ci piace pensare. Non mi dilungo, ma ovviamente sono a vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Sono stati 10 giorni praticamente di operazioni sotto Ferragosto del 2021, durante i quali abbiamo organizzato un vero e proprio ponte aereo che noi in Italia non avevamo mai fatto. Cioè, per noi è stata di nuovo riscoprire, non voglio dire l'aeronautica dei record perché non voglio avvicinarmi a realtà molto più alte di me, però per noi lo è stato. Quindi tenete presente che ci sono quasi 8.000 chilometri di distanza, già solo quello, anche se stiamo parlando di roba che vola 8.000 chilometri, è tanta roba, tanto tempo, tanta gente da portare via, poca disponibilità, poco supporto, e quindi abbiamo dovuto organizzare questo ponte aereo, che è stato realizzato grazie a cosa? Semplicemente grazie al fatto che ci eravamo dati una struttura
che era quella, e sul fatto che abbiamo lavorato moltissimo sulla parte di studio, sulla parte di imparare e di imparare come si impiega correttamente il mezzo aereo per dimostrare la flessibilità. Quindi siamo riusciti, anche con degli artifici, come vedete al centro della slide c'è il come avevamo riarrangiato il nostro C-130. Non vola così quell'aeroplano normalmente, è fatto in maniera completamente diversa. C'era da salvare della gente, c'era poco tempo, quindi abbiamo optato per decisioni che non sono proprio da tempo di pace, quindi abbiamo deciso di vuotare completamente l'aeroplano per mettere dentro più gente possibile. Ovviamente è stata un'operazione estremamente complessa, non mi soffermo, ma se volete sarò più che felice di darvi tutti i dettagli che volete, che è andata avanti per 10 giorni e della quale siamo orgogliosi, non tanto perché al comando è stata data un'altra medaglia, ma l'orgoglio è che le due medaglie che vi ho appena citato per una volta tanto non sono andate al comandante, che poi si piglia i meriti quando gli altri lavorano. Sono andate al comando, cioè al lavoro delle donne e degli uomini che si sono veramente fatte in 4, in 8, in 12, in un momento di particolare delicatezza, vuoi per la pandemia, vuoi per il discorso di Aquila Omnia. Vi ho dato una velocissima carrellata di quello che è successo dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. Ovviamente avrei potuto parlare per delle ore di operazioni, di attività, di esercitazioni, di cose che sono state fatte, ma non credo che sarebbe stato funzionale. Come eravamo e come saremo? Come saremo non lo so, o meglio, non so come saremo, ma so come ci arriveremo. Ci arriveremo nel modo con cui siamo arrivati fin qua, cioè da professionisti seri, da gente che ha sposato una scelta di vita, che ha fatto una scelta di vita che non è un lavoro, non lo consideriamo lavoro, per noi non è lavoro, perché il lavoro risponde a dei canoni che sono diversi da quello che normalmente viene fatto, ma non soltanto a Poggio, è fatto dappertutto in aeronautica militare. Quindi gente che fa del servizio alla comunità uno stile di vita, e ne fa, se volete, anche una ragione. Siamo cambiati moltissimo nei mezzi, negli equipaggiamenti, ma non siamo cambiati dentro. Abbiamo ancora quella vena di, se volete, di anche di follia tipica di questo lavoro. Ne parlavo con lo psicologo tempo fa, perché durante le nostre visite mediche, una delle parti delle nostre visite mediche regolari è parlare con lo psicologo, e gli ho detto: ma secondo te, ma uno normale lo fa sto lavoro? Al di là di tutto, cioè, al di là, adesso me lo posso permettere perché ho una certa anzianità di servizio. Dico: non è un impiego come l'altro, cioè ci sono molte altre realtà che si mettono al servizio della comunità. Questo è il nostro modo di farlo, e lo facciamo tutti i giorni, e continueremo, questo sono sicuro, continueremo a farlo anche in futuro, cercando di imparare dai nostri errori, evitando di ritrovarci in situazioni che sono state veramente tragiche. Chiudo questo brevissimo intervento con questa videoclip che in 90 secondi ripercorre la storia della nostra aeronautica. Grazie per l'attenzione. Questi sono gli appuntamenti legati al centenario qua sul territorio di Ferrara. Ho cerchiato in rosso le conferenze, ne avremo altre tre, le vedete 11 e 25 maggio,
e 6 giugno. Durante queste conferenze andremo un po' più nel dettaglio su quello che facciamo e su come sia complesso fare operazioni moderne nel contesto in cui ci troviamo, soprattutto se decidiamo di farle in accordo al nostro concetto di rispetto della legge e di rispetto della vita umana. Quello che sta succedendo nel mondo ci insegna che esistono anche delle scorciatoie, si può fare in maniera molto più semplice, ma non è il nostro modo di lavorare. Quindi avremo modo, per chi vorrà, di approfondire questi temi durante le prossime conferenze. Ovviamente sono a vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di domanda abbiate e grazie ancora per l'attenzione e per la pazienza. Grazie professoressa. Bravissima. Vede, io sono incantata, non è l'accelerazione. Ci dicono che alle 7 devono chiudere, sì. Sono le 7 meno 2 minuti, quindi se c'è una domanda c'è ancora tempo. Se no, grazie veramente a tutti, spero di vedervi alle prossime conferenze e ovviamente io ringrazio chi mi ha preceduto perché mi avete veramente aperto. È interessante perché certe domande non te le fai più quando senti certe cose, bisognerebbe studiare molto di più la storia, cosa che non siamo proprio ferrati a fare. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.